Ciao a tutti ragazzi, guardate ora con quanta gioia questo cane scodinzola la coda e si rende conto che la deliziosa anatra alla griglia è pronta. È accesa proprio come la selezione di oggi, dove vedrete solo i momenti più divertenti, più spaventosi e commoventi delle telecamere di sorveglianza. Il proprietario di questa casa nel New Jersey è sceso nel seminterrato per controllare le conseguenze dell'alluvione e il suo tempismo è stato perfetto. E non preoccuparti che il ragazzo stia bene, chiunque al suo posto avrebbe urlato in quel modo. Quindi immagina solo che Jack e Rose siano finiti al sicuro su una barca, ma invece di Jack abbiamo questo ragazzo. In realtà avremmo dovuto dare questa registrazione all'Agenzia per le Attività Paranormali, ma invece abbiamo deciso di mostrarvela. Portare un gabinetto per un paio di metri insieme e non romperlo è semplicemente troppo difficile a volte. Ecco qui il filmato della sessione di allenamento segreta che ha reso campioni di box Ali, Tyson e Mayweather. Non sappiamo perché questo ragazzo è diventato improvvisamente così timido, il suo trucco per pulire il gelato è anche abbastanza buono. Parlando di fortuna, secondo noi l'autista di questo veicolo ci fa fin troppo affidamento. Non importa se il bambino in questo passeggino è un maschio o una femmina, il sogno del piccolo è chiaramente quello di diventare uno dei migliori piloti del mondo. Un argomento a favore dell'installazione di una telecamera di sicurezza è il fatto che puoi vedere come la tua bicicletta da 2500 euro ha incontrato la sua fine. Ecco qui un altro bidone della spazzatura che vive la propria vita. Tutto ciò però sta diventando molto sospetto ora. A quanto pare Tesla non sembra l'unica ad avere un sistema di guida autonomo. Dicono che l'inverno arriva sempre inaspettatamente in Russia, ora sappiamo perché. Secondo le statistiche, uno su cinque frigoriferi vengono distrutti anche prima che entrino in casa. Beh, il tipo ha certamente fatto tutto il possibile, però è un peccato che a volte tutto ciò non è abbastanza. Il tizio deve davvero ringraziare la telecamera di sicurezza, poiché senza questo filmato nessuno li crederebbe. Questi ragazzi sono come una squadra di supereroi che non riescono a fare nulla nel modo giusto. Sai quanto potrebbe essere pericoloso l'autolavaggio? Se non ne hai idea, ecco il filmato perfetto per la tua nuova fobia. Beh, ora non abbiamo proprio più dubbi, i bidoni della spazzatura stanno tramando qualcosa contro di noi. Il mondo sarebbe anche un posto migliore se tutte le rapine fossero così. Quest'uomo era sicuramente molto arrabbiato, o forse aveva perso l'attacco a Clash Royale. Una volta giocato a Forza Horizon 5, questo ragazzo ha deciso di provare un paio di acrobazie nella vita reale. Dopo aver visto questo video, forse è meglio usare solo le scale da ora in poi, e le scarpe saranno sicuramente al sicuro.
La cosa più sorprendente di questo video è che il ragazzo che è venuto in soccorso sembra non avere alcuna fretta. Forse ritrova il suo amico in questa situazione più volte al giorno. Avete sempre pensato che la scena di Final Destination fosse in realtà abbastanza credibile? Guardate come l'autista di questo camion in Polonia ha fatto cadere un'enorme bobina a tutta velocità e il tutto si è trasformato in un vero successone, con un inseguimento, colpi di scena e momenti drammatici. Invece di snack per i ragazzi delle consegne, quest'uomo ha trovato un serpente sotto il portico. Ma dobbiamo dargli credito, poiché è stato uno di quelli che ha fatto tutto il necessario per consegnare il pacco ai propri clienti. Il proprietario di quest'auto avrà sicuramente alcune domande su chi abbia scheggiato la sua auto in quel modo. Ogni persona al mondo sa cosa significa cadere nella stessa trappola due volte, tranne forse per quest'uomo. Quel ragazzo sulla moto è stato davvero fortunato perché un taglio da quel cancello sarebbe stato come essere colpiti da Wolverine in persona. Questo scoiattolo è entrato nel cortile per rubare del cibo, ma qualcosa è andato sicuramente molto storto. Qualcuno sa per caso il numero di telefono di questo ragazzo? Perché molti manager vorrebbero mettersi in contatto con lui. La scena si chiama Te e cosa è che devi imparare? Diamo ora invece un'occhiata a questo orso prepotente che esce dalla scena del crimine completamente conscio che i proprietari non usciranno sicuramente a combatterlo per un pranzo al sacco. Le telecamere di sorveglianza spesso spaventano gli intrusi, ma a volte anche misure di sicurezza aggiuntive possono rivelarsi davvero molto utili. Infine, se il video ti è piaciuto metti mi piace e non dimenticarti di iscriverti al canale, oltre che attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornato quando pubblicheremo un nuovo video.